Luci a LED a basso voltaggio, riduzione dell'orario delle luminarie ad eccezione del 24 e del 31 dicembre. Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Pozzallo, che ha deciso di non rinunciare alle luminarie, importante attrazione turistica, e di adottare tutti gli accorgimenti possibili per tagliare i consumi e dunque i costi energetici. L'austerità di questo momento storico impone ai comuni, ha dichiarato il primo cittadino pozzallese Roberto Amatuno, di vivere la realtà del periodo natalizio in modo reale e concreto. Sono giorni in cui la città marinara si veste a festa con le luminarie e l'albero già pronti a fare da cornice ad uno splendido Natale dedicato ai bambini, il cui tema di quest'anno è l'umanità e la solidarietà. Dunque, solidarietà, risparmio e ragionevolezza negli interventi sono fondamentali, ma rimane immutato l'entusiasmo con il quale la città di Pozzallo affronterà questo periodo natalizio per accogliere i turisti ed offrir loro un periodo di serenità e benessere. Tante le iniziative in calendario che metteranno al centro i bambini con manifestazioni e tanta musica e divertimento, concerti nelle chiese ed animazioni nei quartieri, con la rappresentazione del presepe vivente dentro la città in collaborazione con il vicariato di Pozzallo. Si parte domenica 27 novembre in Piazza Municipio con l'accensione da parte dei bambini dell'albero di Natale che è stato già installato nei colori del bianco e dell'oro. Il bianco simboleggia la libertà, la pace, l'umanità e la totalità dei colori. L'oro, invece, rappresenta il calore e l'energia del sole della città di Pozzallo. Su Palazzo Lapira è stata sistemata una bandiera della pace che si accenderà insieme alle luminarie, il cui decoro centrale è una sfera che rappresenta il mondo. Sarà un Natale con il timer, si spegneranno le luminarie in alcune ore del giorno, ma rimarrà accesa la speranza ad un ritorno alla normalità per sostenere questa tradizionale ricorrenza a cui tutti in qualche modo siamo particolarmente legati.